Ciao, oggi vi faccio vedere un modello dell'AUG automatico. Si tratta del 34002 OTF con lama 3 pollici e mezzo. Il modello arriva in una scatola di cartone. Ti finisce con le spiegazioni anche sulla scatola. All'interno abbiamo dei foglietti, un adesivo della AUG e un foderino con dentro il coltello. Foderino, anche un bel foderino, marchiato logicamente, sia all'interno che all'esterno. Il modello è un OTF, out of the front. La manicatura è in alluminio, ha un parte abbastanza grippante davanti, il pulsante di scatto è completamente liscio, come vedete, non ci sono zincrinature, però è abbastanza alto. Abbiamo poi un clip posteriore che non può essere logicamente spostata. L'uscita è abbastanza veloce. Devo dire che ha pochissimo impercettibile movimento, di solito gli OTF ne hanno un po'. La lama, come vedete, è tanto, da un lato c'è il nome Hog e dall'altro lato c'è il designer, che in questo caso è Allen Elsweitz, l'acciaio CPM 154 e un'altra scritta, ma che è il numero seriale. Allora, io ho avuto vari Microtech, devo dire che la meccanica mi sembra eccezionale. Fa uno scatto fulmineo e la molla si sente che è molto forte. Inoltre, il fatto che non ha quasi movimento della lama lo rende ancora migliore perché di solito gli OTF tipo il Benchmade hanno un po' di gioco. Questo qua devo dire che per chi piace i modelli tanto è un bel pezzo. Inoltre costa meno dei Microtech e del Benchmade Infidel. Per chi vuole un modello OTF senza spendere tantissimo, o per chi fa collezione di questa tipologia, lo consiglio perché il pezzo è veramente bello e ben fatto, molto meglio di quello che mi immaginavo. Inoltre si impugna abbastanza bene perché, come vedete, la forma è sagomata, ha una bella impugnatura e degli svasi sulla lama che permettono di utilizzarlo in maniera più di precisione. Og OTF tanto.